Buonasera, siete tutti seduti in fondo. Dunque, io sono Tiziana Barillà del Salto, da un po' di tempo facciamo degli incontri specifici qui allo Spalbaster, che è la sede legale del nostro nuovo giornale. Questa sera siamo qui per una iniziativa anomala per molti versi. Il primo verso è che noi del Salto stiamo sperimentando il nostro primo ebook ed è per noi la logica, diciamo così, dell'approfondimento che non si piega ai tempi dettati dai luoghi e dai contesti sbagliati. Se qualcuno ha molto da dire deve avere il tempo e lo spazio utile per dirlo, e quindi a volte è necessario usare forme nuove, come in questo caso l'ebook. Per cui in maniera molto semplice vi racconterò come è andata, in modo da introdurre anche David Torso e Gilberto Mastro Matteo, che sono qui. Dunque, David quest'estate postava un sacco di foto su Facebook. Alla fine gli ho detto: ma dove sei? In Marocco? E lui, insieme a queste foto, comunicava un grande sconcerto, una grande indignazione, un grande senso di scoperta, perché stando lì evidentemente ha scoperto un luogo che non corrispondeva all'idea che lui aveva quando è partito e quando è arrivato in questo luogo, per cui siamo rimasti che quando tornava avrebbe fatto un reportage. Mi ha mandato 40.000 battute, a quel punto ho detto: facciamoci un libro, visto che niente era superfluo in quella indignazione. E a quel punto poi abbiamo chiesto a Gilberto, che si occupa di quell'area e di quei temi da moltissimo tempo, di farci la grazia di fare quello che ha fatto, cioè una postfazione. E abbiamo usato questa espressione un po' forte forse, che è Marocco Filter Bubble, che è un fenomeno che non viene usato, sicuramente non viene usato per la politica, per la geopolitica, per i diritti umani o sociali, e noi lo conosciamo come un fenomeno che riguarda il navigatore solitario, quello che sta dietro un computer e che non conosce gli spazi in cui sta navigando, per cui la sua conoscenza è filtrata da qualcun altro. Bene, noi per primi che siamo addetti ai lavori abbiamo riconosciuto di non conoscere il Marocco, o perlomeno di avere una informazione che riguarda quello spazio che è determinata altrove. Per cui ci siamo detti, come ogni tanto in preda alla foga, parliamo di combattere le fake news. Le fake news come si combattono? Si combattono andando nei luoghi, ascoltando, guardando e poi raccontando quello che si vede e si ascolta. E quindi ai miei due ospiti, che non saranno ospiti ma dei co-presentatori, per introdurre un po' quello che faremo questa sera, faccio due domande precise. La prima è a David, che ha scritto tanto, ma veramente nessuna parola era superflua, non ne abbiamo tolta nemmeno una. Perché c'era questo che Gilberto poi scrive nella postfazione, questo forte senso di indignazione, no? Di un luogo che, per quanto mi riguarda a livello personale, il Marocco è un posto a me estremamente vicino. Io sono nata a Reggio Calabria, per me il Marocco è la porta accanto, ma è anche un luogo che viene definito un luogo comune, potremmo dire, no? Che un tempo era un brutto luogo comune. Oggi, incredibilmente, negli ultimi anni invece è diventato un grande luogo comune, e probabilmente anche tu, quando sei partito per il Marocco, aspettavi di trovare un paese liberato, felice, in evoluzione, e invece cosa hai trovato? Allora, grazie Tiziana, innanzitutto un ringraziamento diritto, ma in realtà di cuore più che diritto, perché questo libro che ho scritto con questa magnifica postazione di Gil ha molto del merito in questa anima enorme qui alla mia destra, quindi è lei che, con quello che sta facendo con il Salto, che stiamo facendo assieme e che faremo assieme, ha, tra le mille mille cose, tra il bello e il magnifico che fa ogni giorno, ha voluto parlare di un qualcosa che io credo fosse necessario di raccontare, innanzitutto perché, ed è qui la peculiarità dell'evento, del libro e della cosa in sé, non se ne parla. Non se ne parla perché ci sono due bolle grandi di cui parlo nel libro. Una è la nostra euro-occidentale, all'interno della quale siamo schermati e non abbiamo la vera percezione, la reale percezione di quello che è il Marocco, per via della seconda bolla, che è quella marocchina,
che dà titolo al libro, ed è La bolla del regime, di cui adesso molto brevemente per non annoiarvi, perché già ne ho fatte 40.000 di battute, non posso stare 40.000 ore, e vi dirò. Quello che ho trovato per rispondere alla domanda era un qualcosa che, premessa, piccolissima parentesi, io nella vita, tra le altre cose, forse la principale, faccio politica, io sono dirigente politico da 10 anni, mi interesso in particolar modo di cosa, qual è la mia specializzazione, se vogliamo, da sempre, da tanti e tanti anni, troppi anni, gli affari esteri, gli affari internazionali. Per ragioni, la faccio molto breve, per ragioni personali, e lì subentra il mio scrittore, insomma qualcuno in sala sa questa cosa, e non sono voluto andare in Marocco prima, c'è stata questa occasione adesso, mentre altri paesi, io sono stato durante la rivoluzione in Siria sul territorio, sono stato in Egitto durante la rivoluzione egiziana, in Marocco non ero mai stato per nessun motivo, né per politica, né per, quindi per studio, né per piacere. Avevo una percezione, io il grande esperto di affari internazionali, almeno che si reputava tale, in parte mi era ancora tale, tutto sommato, e una percezione del tutto alterata, quella di quella che poteva essere o doveva essere nel mio immaginario una sorta di isola felice nell'ambito del MENA, cioè Middle East North Africa, cioè Medio Oriente e Africa del Nord. Un'isola felice, una monarchia ma tutto sommato costituzionale, un posto in cui i diritti non erano smaccatamente negati come altre aree, tra cui quelle che ho citato, e sono andato in Marocco con l'Organizers Forum, che è un forum di organizzatori e attivisti internazionali, e io viaggio moltissimo, non ho mai avuto una sorpresa così grande, uno stacco così grande tra la mia percezione e quella che è la realtà. Quello che è il Marocco è quello che io ho definito nel libro che stanno scaricando in queste ore milioni di persone. E se non l'avete fatto, però davvero andate su ilsalto.net, non solo per il mio libro, per conoscere più il progetto Il Salto a cui stiamo lavorando, ma insomma potete scaricarlo gratuitamente e leggerlo, e leggere la mia sorpresa, il mio sconcerto e quanto sgradevole è capire che per l'appunto il Marocco è racchiuso veramente in una bolla. Una bolla che fa capo al re Mohammed VI, sovrano dal 99, subentrato al padre che è stato uno dei sovrani, dei dittatori più longevi dell'isola, che ha in mano l'85% dell'economia e che ha in mano soprattutto un popolo, quello marocchino, poi non voglio dilungarmi, datemi botte sia a destra che a sinistra, un calcio da 2 minuti, quindi ho 2 minuti, questa è la info news che ho dentro. E, un popolo che non ha in alcuna maniera la possibilità di esprimere il proprio dissenso, ma non solo, di avere pienamente la consapevolezza, la contezza del regime in cui vive. In questo senso io l'ho chiamato mondo di mezzo, prendendo l'espressione a quella che è stata un'indagine molto famosa, processi ancora in corso qui a Roma, la cosiddetta mafia capitale. Mondo di mezzo in quale senso? Mondo di mezzo tra la democrazia tutto sommato liberale euro-occidentale, che non è certamente perfetta né compiuta, mai compiuta la democrazia per definizione, però insomma non abbiamo propriamente un regime, ecco, ad esempio qui in Italia, non viviamo nell'ambito di un regime, questo non possiamo certo dirlo, e le dittature conclamate, smarcate, Bashar al-Assad è un dittatore e tanto la sua minoranza lawita, in quanto i ribelli siriani, insomma non entriamo all'argomento, ne hanno contezza. In Marocco è tutto molto meno palese, ed è tutto molto meno palese, molto meno noto ai marocchini stessi. Cito solo una cosa che ci dà l'idea. In uno degli incontri di massimo profilo che ho fatto con Adel è il direttore di Hassan, che è un organo culturale, un organo particolare che fa carovane della cultura tra Sahara, che è una zona occupata dal regime marocchino, di cui ci parlerà probabilmente Gilberto, al resto del Marocco. A un certo punto lui mi dice, ma sai, noi non vogliamo creare cittadini migliori. Passa un secondo prima che lui aggiunge qualcosa, e in quel secondo gli ho detto, come non volete creare cittadini migliori?
No, noi innanzitutto vorremmo creare cittadini, poi migliori magari, perché i nostri cittadini non hanno la consapevolezza, perché non hanno la scelta. I partiti, come leggerete, sono fittizi. Sto mettendo molta carne al fuoco perché appunto 40.000, non si scherza con 40.000 battute, quindi leggetelo, io non voglio prendervi altro tempo e ripasserei la parola a Tiziana, poi magari aggiungo qualcosa più tardi, grazie. Tra l'altro in sala, e verranno a sedersi qua nei prossimi minuti, ci sono gli ospiti che ci racconteranno in presa diretta cosa succede, quello che leggerete sul libro, che grazie David, perché io come sempre ho fatto l'autolesionismo, non ho detto che c'è il link sul sito del Salto, dove semplicemente registrandosi con un'email in forma gratuita potrete prendere questo ebook. Però in realtà tutta questa sorpresa non è una non è necessario un impegno, una sensibilità filantropica, no? per occuparsi di questo. E ci sono almeno due fenomeni che voglio mettere in evidenza prima di dare la parola a Gilberto. Il primo è quella che lui chiama la decolonizzazione solo sulla carta, per cui ci sono aree di questo mondo che vengono considerate decolonizzate, ma che in realtà hanno solo cambiato colonizzatore. La seconda, che ci riguarda molto più da vicino, è questa incredibile divisione di esseri umani in movimento, che vengono divisi fra richiedenti asilo, e quindi diciamo rifugiati, chiamiamoli così, e migranti economici. Esiste una concezione che va a seconda di una lista dei paesi sicuri pensata in Germania, che definisce quali paesi sono sicuri e quali paesi non sono sicuri. In base a quella lista si decide anche quali persone hanno la libertà di movimento e quali persone non hanno la libertà di movimento, perché quelli che arrivano sulle nostre coste in qualunque forma da paesi che vengono considerati sicuri sono i cosiddetti migranti economici, che non hanno diritto a fermarsi come chi scappa dalle guerre. Ed ecco che lì diventa importante conoscere qual è veramente il livello di sicurezza all'interno di un paese. Tante volte tra i paesi come sicuri e sicuri non sono. E Gilberto mette a fuoco tutto questo, molto meglio di come lo sto dicendo io, e guiderà la seconda parte di questa iniziativa, ma io ti chiedo, perché è così speciale quello che accadrà stasera qui? Allora, intanto buonasera a tutti, grazie dell'invito, grazie di questa possibilità, insomma, di fare una postfazione al bel libro, al bel reportage che ha fatto David, che è un reportage importante secondo me per diversi motivi. Uno, perché conserva, come dicevi tu Tiziana, quell'indignazione, io ne scrivo poi nella postfazione, quell'indignazione che proviamo un po' tutti, come ha detto ai lavori, quando ci scontriamo in Marocco con quella che è la reale situazione del paese. È un paese che reprime poi la possibilità di raccontarlo, reprime la possibilità di fare giornalismo, e che sotto, diciamo, una patina di un'immagine che ci viene servita di un paese democratico, del paese del turismo, del paese dei riad, delle vacanze a basso costo, poi nasconde invece tutt'altro, nasconde centinaia e centinaia di attivisti che in questo momento, mentre noi parliamo, si trovano in carcere. Io ne conosco diversi, sono ragazzi anche di 20 anni che stanno scontando decine di anni di carcere per il reato di dissenso, molto spesso, per aver organizzato una manifestazione. E tutto questo, io mi ricordo anch'io, insomma, la prima volta che sono stato in Marocco, insomma, mi provocava indignazione, mi provocava sdegno, quasi incredulità, ma come? Il paese appunto che pensavamo tale in realtà non lo è. E quindi questa cosa è molto importante, esce fuori in maniera chiara dal racconto che ne fa David, oltre a molte altre cose. È molto denso il reportage di David, tocca moltissimi punti, veramente, adesso insomma fa troppi complimenti, però ha toccato veramente molti punti, lo ha fatto con grande capacità, con testimonianze. E veniamo alla domanda che mi facevi tu: perché è importante questa sera? Questa sera secondo me è un momento storico, perché noi riusciamo a parlare
di questo tema qui a Roma. In Italia credo sia la prima volta in cui abbiamo attorno allo stesso tavolo, diciamo così, varie espressioni, vari attivisti che fanno capo a movimenti molto spesso diversi l'uno dall'altro e che però lottano tutti grosso modo contro lo stesso obiettivo, che è appunto il Mazzem marocchino, come viene definito, cioè il sistema governativo marocchino che fa capo al re, al sovrano attuale Mohammed VI, e che reprime fondamentalmente. Quindi sono quelle che tu, David, nel libro chiami le minoranze, no? Sono minoranze molto spesso in un sistema tale, è interessante quel passaggio, è meglio essere minoranza, ci si espone meno, però quello che viene fuori è appunto la totale mancanza di alcuni che sono i diritti base, e lo si riscontra nel RIF, dove in questo momento c'è il movimento Irak, degli Maziken, dei Berberi, che noi chiamiamo Berberi, insomma, stanno protestando da un anno contro il regime per avere le rivendicazioni di tipo sociale, molto spesso avere un ospedale, avere un'università, avere una stazione ferroviaria. Ci sono poi altre espressioni, qui abbiamo dei rappresentanti appunto dei repubblicani marocchini che poi parleranno. C'è il tema grandissimo e datato, annoso direi, che è quello del Sahara occidentale, e anche qui abbiamo diversi rappresentanti che sono qui in sala con noi, diversi amici. È un tema molto particolare che io seguo, una questione che io seguo da tanti anni, ne parlerei proprio in due minuti per non sottrarre spazio agli interventi che sono tantissimi interessanti. Il Sahara occidentale è un paese che non è stato decolonizzato, è l'ultima colonia d'Africa. Nel 1975 questa colonia, che era una colonia spagnola, il Sahara spagnolo, venne ricolonizzato dal Marocco fondamentalmente, in barba a quelle che erano state già le disposizioni della comunità internazionale, delle Nazioni Unite, che avevano chiesto alla Spagna, al Regno di Spagna, all'allora colonizzatore, di rendere possibile un referendum per l'autodeterminazione del popolo saharawi. Tutto questo non è avvenuto durante la colonizzazione spagnola. Nel 1975 muore il caudillo, muore Francisco Franco, e la prima cosa che si fa è trovare un accordo con i due paesi confinanti, che erano appunto Marocco e Mauritania, per spartirsi questo territorio. Il Sahara occidentale venne occupato per metà dal Marocco a nord e per metà dalla Mauritania a sud. Poi la Mauritania, dopo pochi anni, si ritirò e il Marocco completò l'operazione occupando il resto del paese. Nel Sahara occidentale, appunto nell'anno 1975, poco dopo, inizia una guerra di liberazione che vede contrapposto appunto l'esercito marocchino e il Frente Polisario, che è l'attuale partito che appunto rappresenta il popolo saharawi, e una guerra di liberazione che dura moltissimi anni, combattuta chiaramente con disparità di mezzi, perché da una parte c'è un esercito finanziato dalla Francia, finanziato da molte potenze occidentali, dall'altra un popolo che come dire, lo affronta facendo una guerriglia nel deserto fondamentalmente. Tuttavia questo impone al Marocco di costruire una muraglia, un muro, che è il muro più lungo mai costruito dall'uomo dopo la muraglia cinese, un muro di 2700 km che taglia da nord a sud l'intero paese. È un muro che è corredato da, si calcola, circa 9 milioni di mine anti-uomo e anticarro, che ancora oggi, mentre parliamo, continuano a mietere vittime. E tutto questo, diciamo, giungiamo all'anno 1991, quando viene sancito un cessate il fuoco, che il Polisario accetta, perché le Nazioni Unite, nel frattempo, mettono in atto una missione, la MINURSO, una missione delle Nazioni Unite per la tenuta del referendum nel Sahara occidentale, appunto promettono che nel giro di pochi anni verrà celebrato questo referendum, questo nel 1991. Siamo alle soglie del 2018, niente è cambiato, i saharawi aspettano ancora con grande pazienza, rispettando i dettami della comunità internazionale, che questo avvenga. Tuttavia la situazione è molto complicata, insomma, la maggior parte del popolo saharawi in questo momento vive in esilio fondamentalmente,
nei campi di rifugiati saharawi che si trovano nel sud-est algerino, ed esiste una minoranza di saharawi e comunque una cospicua parte di questo popolo che ancora vive nei territori occupati dai coloni marocchini e che ogni giorno subisce violenze, subisce discriminazioni nell'accesso agli studi, nell'accesso alla sanità pubblica, nell'accesso alla casa, al lavoro. E ce lo racconterà uno dei nostri amici che questa sera si collegheranno con noi, Ahmed Brahim Tanji, che è in collegamento al Marocco. Non rubo altro tempo, parleremo anche di RIF, parleremo anche dei berberi. Siamo stati assieme al collega che è qui con me, Massimo Lauria, recentemente, proprio negli stessi giorni in cui c'eri tu, grosso modo. Sul RIF la situazione è molto difficile, come è accaduto anche a te, siamo stati attenzionati, siamo stati seguiti dall'intelligence marocchina per tutto il viaggio, e addirittura però insomma ecco, questo è niente, perché ci sono dei colleghi che sono addirittura stati espulsi dal paese, tu lo ricordi nel reportage, un corrispondente del Guardian esattamente un paio di mesi fa. Non rubo altro tempo e ti do la parola. Io ti dico grazie, quindi noi ci muoveremmo così. Io adesso con tanto di foglio, così lui non ha scuse per perdersi in troppo tempo. In un primo slot chiamo qui a sedersi qui Ahmed e Redouane, che sono qua presenti, in maniera da parlare subito di tornare in Marocco e in quel Marocco che non ti aspetti. Quindi ti lascerei ai tuoi ospiti. Sì. Allora, Ahmed e Redouane, potete venire, fatevi avanti. Bel applauso. Allora, vi dico solo. Venite, venite. Vi dico solo una cosa per introdurli. Ahmed è in esilio a Savona da 25 anni, dal 1992. È piccola nota di colore, però tanto bella, quindi ve la dico a tutti i costi. È la prima volta in 25 anni, è la prima sera, proprio stasera, che viene a Roma e riparte stanotte stessa, è venuto con la macchina, si è fatto tutto il viaggio, riparte stanotte stessa perché domani giustamente deve portare i piccoli a scuola ed è venuto solo per noi per questa serata e non ha neanche mai visto il Colosseo, quindi questo è quanto a cuore la vita. E vi lascio subito la parola perché insomma, prego. Buonasera a tutti, grazie dell'invito. Sono Belkhesiz Ahmed Takfin, uno dei fondatori del movimento repubblicano marocchino. Vorrei solo correggere una cosa, che non sono in esilio da 25 anni, ma da 2010, che io vivo in Italia dal 92, solo che dal 2010, specialmente dopo la nascita del movimento del 20 febbraio, allora che non ho più potuto andare al paese. Perché lo sapete che il Marocco è un paese, è una dittatura. Stasera ne parleremo per darvi un'idea del paese com'è, del regime. Allora abbiamo una monarchia con tutti i poteri in mano al re. Il re è il capo dei credenti, una specie di papa da noi, Emir al-Mu'mini, e preside il consiglio dei ministri. Ha in mano tutti i poteri legislativo, politico e giuridico, capo delle forze armate, e lui che nomina e dimette tutti i responsabili del Marocco, dalla A alla Z. Il Marocco è un paese ricchissimo, ma tutte le ricchezze sono in mano alla monarchia, con più di 80-85%, come
avete detto, dell'economia, non pagano nemmeno le tasse per le ditte private che hanno. E oggi siamo in una situazione che il 60% del popolo marocchino non è analfabeto, non possono neanche scrivere il loro nome, stanno ancora tagliando la scuola pubblica e anche la sanità, e posso anche farvi vedere delle foto che... Grazie. Questa è Khribga, dove che c'è il fosfato, una delle più importanti riserve di fosfato al Marocco, dove che la gente mangia delle immondizie. In prigione i marocchini vengono violentati sessualmente con le bottiglie. E tutti i marocchini lo sanno, basta dire ai marocchini la bottiglia, sanno già di che cosa si tratta, e hanno sempre paura di parlare di politica, di, infatti quando chiedi ai marocchini come sta il Marocco ti dicono sempre che è bello, sta bene, ma loro sono poi in Italia, una cosa che non quadra. Poi sempre gente che mangia dalle immondizie, in un paese che spende più di 700.000 euro dalle tasse del popolo sui palazzi reali del re, che nessun paese al mondo spende questa cifra, e compreso i paesi che hanno 15-10 volte le entrate del Marocco e ne spendono 15-20 volte meno quella cifra di 720.000 euro. Per l'anno prossimo, la finanziaria 2018, l'hanno ancora aumentata e saremo sulle 720.000 euro al giorno. Qua bisogna sempre baciare le mani, e stiamo parlando della schiavitù. Nel 2017 abbiamo ancora la schiavitù al Marocco. Gente in città che non hanno neanche l'acqua potabile. Infatti quando voi avete parlato del Sahara, io conosco gente a Lyon che non hanno dopo più di 40 anni che il regime marocchino è giù al Sahara, in una grande città come Lyon non c'è neanche l'acqua potabile. Questo ti fa vedere quanto questo regime gli importa la gente. Gente, donne che partoriscono per terra in ospedale. Questa è stata fortunata perché è arrivata in ospedale, tante partoriscono per strada. Chiamare un'ambulanza al Marocco, devi farlo 4 giorni prima, e a vedere se ci arrivo. Qua è ovvio, in una situazione del genere il risultato è che avrete sempre la clandestinità. E come sapete la clandestinità porterà anche altri problemi qui, criminalità in Italia, in altri paesi, terrorismo pure, perché invece di educare la gente, le scuole pubbliche, il regime finanzializza più di spende su più di 56.000 moschee, un budget che supera
4 o 5 ministeri, tipo l'educazione, la sanità, eccetera, perché vogliono tenere la gente sotto, diciamo, io lo chiamo le favole, diciamo, la religione, perché anche la religione, visto che lui è un emir mu'mini, allora fanno credere alla gente che non bisogna, bisogna sempre ascoltare quello che dice emir mu'mini, altrimenti il Dio, il creatore, si arrabbierà. No. Questo è un modo di tenere sempre la gente. Qua questi sono giovani che hanno studiato, alla fine si trovano per strada, senza lavoro, senza niente. Quando vanno davanti al Parlamento marocchino, che non ha nessuno potere, perché noi abbiamo il Parlamento, abbiamo un governo, ma è solo decorativo. Non ha, prendono un sacco di soldi. Ultimamente alcuni ministri, quando sono entrati a lavorare 5 anni fa, non avevano niente. Dopo 5 anni hanno adesso un capitale di più di 600 milioni di euro circa ciascuno, perché non c'è la trasparenza, non c'è, le lasciano fare, è un modo, perché fanno tipo coperta al regime, sanno cosa fa il re, e ognuno chiude un occhio sull'altro, perché il re ha le ricchezze naturali, più l'80% dell'economia marocchina, e il resto è per gli altri. Pure parlando, ho sentito il collega parlare del giornalismo, noi come libertà di espressione siamo alla posizione 156 classificati come libertà di espressione. Pure le medie sono manipolate dai servizi segreti, e questa è la nostra realtà. Gente che dorme per strada è un zip, tipo un... l'abbiamo fatto, sai. Allora, paragonando le scuole in Palestina e con il Marocco, i giovani della classe, guarda la differenza. In Palestina posso capire, sono in guerra, eppure la loro situazione è molto meglio dei marocchini che vivono. C'è gente nell'Atlas che i loro figli muoiono solo per colpa del freddo. Qua è l'evoluzione, invece l'evoluzione da noi sta ritornando alla scimmia, perché questa è la nostra realtà, purtroppo, dopo che siamo... Queste sono le scuole marocchini, che poi ho ancora un sacco di foto, di cose che vi ho dato, se avessi, se volete, vediamo. Penso, passo la parola al collega, prego. Grazie. No, guarda, nessuna domanda. Noi siamo talmente, parlo per me, ma penso di parlare a nome di tutti, ripeto, talmente onorati di avervi qui, talmente che rimettiamo a disposizione i nostri mezzi, rimettiamo a disposizione il nostro tempo. D'altra parte, voi avete messo a disposizione il nostro, ripeto, in 20 città 92. Mai visto neanche il Colosseo. Funziona. Mai visto neanche il Colosseo, sta qui solo per noi, quindi siamo vostri. Qualsiasi cosa tu voglia dire al riguardo, sei il benvenuto, grazie di essere qui. Anzi, prima di tutto sono Sole Redouan, un militante, un membro della Repubblicani Marocchini, un movimento famosa ovviamente. Siamo qui perché finalmente ci sono svegliati i cuori buoni
e sono andate a vedere la nostra vergogna, che è il regime marocchino dittatore che sta cercando di nasconderla con una propaganda ben fatta e sta usando anche i soldi del popolo sottomesso, il popolo di schiavi, per emargire sopra un'immagine pulita, che vuol dire un paese che sta crescendo democraticamente, economicamente, che c'è un re giovane che sta cercando il bene del suo popolo, e questa propaganda è stata fatta qui in Europa e soprattutto in Francia. In Francia, che dove è stata uscita questa propaganda, e sappiamo la relazione tra la Repubblica Francese e il regime dittatoriale marocchino, perché come hai detto prima, hanno scambiato, come ha detto la signora prima, hanno scambiato il colonialismo dal colonialismo militare con un altro economico, e hanno messo lì, sono andati indietro, hanno lasciato le famiglie come la famiglia reale marocchina Alaoui, che sfruttano il popolo, soprattutto sul livello di diritti. Io parlo questa sera, non abbiamo diritti, non abbiamo nessun diritto anche di esprimere del tuo male, che tu lo vedi ogni momento, quel paese perso. I marocchini non hanno un paese, perché il paese tra le mani di quel regime dittatore. La ricchezza naturale, non possiamo, non abbiamo nessun diritto di prendere anche il minimo. I diritti non possiamo parlare. Se parli di uno dei tuoi diritti, sono due figli. Ti fanno sedere su una bottiglia di vetro, oppure ti ammazzano. Io 12 anni che non mai sono rientrato al mio paese, a casa mia. Perché? Perché parlo. Ho dovuto scappare dal Marocco perché parlo. Ho uscito dal Marocco con una costola spaccata, con un cranio pieno di segni. Perché? Perché parlo. Perché vogliono farmi stare zitto. Io l'unica cosa che mi dà l'energia di andare avanti e non smettere di lottare, che vivo una repubblica. Io ho un esempio davanti a me, che lo vedo ogni vicolo. A Genova ci sono tantissimi nomi di militanti, amici, che mi dicono: ma perché in Italia ci sono tanti nomi di cartelloni, nomi di caduti? Sì, quelli caduti che hanno costruito questa repubblica, se non hanno sacrificato con loro vite e sangue. Noi, io come un marocchino non posso venire qua in Italia, perché quelli che hanno liberato questo paese qua, che io vivo con voi, ma non è per migliorare la mia situazione economica, no, perché sto cercando la libertà che non ne ho. Non mai l'ho sentita, mai l'ho toccata, mai pensato che un giorno lascerò il mio paese a quelli maledetti. E ma una vergogna che vive un paese come l'Italia e ti vedi ogni giorno le notizie, che donne che partoriscono. Io, una donna italiana, ho visto l'ospedale italiano, ho visto le scuole, ho visto tutto. Perciò faccio la paragonia. Noi non ci viviamo, noi siamo di schiavi e basta. Noi dobbiamo fare gli ordini e non dobbiamo chiedere niente. Se tu chiedi qualcosa, sarà la tua fine. La gente arriva, chiedono una cosa piccola, un ospedale, perché lì c'è un livello del cancro altissimo, livello di gente che muoiono a causa del cancro, il livello più alto è il Marocco, dove arriva. E questa gente, quando escono per chiedere il loro diritto e lottano, no, sono dei separatisti, sono dei traditori, sono, ma alla fine non abbiamo tolto niente da quel regime. L'unica cosa, e per quello vi ringrazio, che
finalmente ci sono gente che ci hanno dato la luce, proiettato la luce sulla nostra situazione, perché se parliamo noi come i marocchini non ti credono, magari ti dicono, magari l'Algeria che ti ha dato i soldi per parlare, magari il Polisario che ti ha spinto per parlare, ma no, l'amore del paese, l'amore della patria, l'amore del popolo, perché se ho perso quell'amore, allora non sono più un essere umano, io non devo vivere se non lascio qualcosa alla generazione che verrà nel futuro. Oggi è stato condannato il piccolo militante che ha 14 anni per 3 mesi di carcere. Mai visto, io ho visto un paese che condanna i bambini, perché ha fatto un segno di... perché solo un segno, 3 mesi di carcere. Questo ragazzo, bambino, 14 anni, la sua vita è rovinata. L'altro ieri sono stati morti 15 donne. Non sai cosa vuol dire 15 donne. Ma il peggio è che queste donne hanno lasciato indietro 44 orfani. 44 orfani. Non c'è un paese, un sistema che prende a mano queste orfani, li fa studiare, no, la strada e la pedofilia. Magari avete visto la programma della Irene, di Luigi Pelazza, e lo ringrazio anche, e lui anche lui è stato espulso dal Marocco con tutto il kit, perché ha cercato di scoprire quelle vergogne di pedofilia, turismo sessuale, che queste cose che per fare muovere i progetti turistici del re e il dittatore solo. Se parliamo un'altra parte, non posso aggiungere niente di tali numeri e altre cose che ha detto il signor Ahmed. La monarchia marocchina è una monarchia basata sulla religione, la teologia. Cosa vuol dire che un re, che il Dio ha scelto un re tra 40 milioni per farlo diventare un re? E tu non puoi discutere la scelta di Dio. Perché? Perché ci sono 56.000 moschee che, lo sai, che puliscono puliscono e lavano i cervelli, puliscono la sporchezza di quel regime religiosamente, e questo è il problema. E tutto qui magari ho le idee un po' d'emozione. Sì, per quello, perché sono molto emozionato, perché non è cosa, io rispetto la Repubblica Italiana. Quando dico la Repubblica Italiana, per me è una cosa, un esempio, una scuola. Sto imparando qua in questo paese, e quando vedo i repubblicani, i cittadini di questa Repubblica che stanno cercando di dare una mano, anche di informare altri italiani, per noi è una gloria. Tutto qui, e grazie mille, grazie. Grazie al man di cuore che ci ha raggiunto anche lui. Lui si sente, sì, per questo evento. E a proposito di Repubblica, voglio salutare l'onorevole Andrea Maestri che ci ha raggiunto e trarrà le conclusioni di questa serata. Senza sviolare una persona preziosa su questi temi, ce ne fossero come Andrea. Io direi che possiamo parlare con... sì, potete stare qua. Sì, vuole aggiungere una cosa Ahmed, dopodiché passiamo la parola a io. Così sente lui, no? Scusami? Lo puoi chiamare adesso? Sì. Allora, Ahmed e poi Younes. Ok, grazie. Allora, il Marocco è un paese ricchissimo. Fosfato,
più il gas naturale, più il petrolio, che ultimamente hanno scoperto una riserva che è una delle più importanti riserve di petrolio a Nord Africa, sulla costa ovest, sull'Atlantico. Oltre a quello c'è anche il rame, l'oro e un sacco di diamante pure. Oltre le due mari, 3500 km di mari, con più di 780 specie di pesce, eppure la metà dei marocchini vivono con meno di un euro al giorno. Veramente è una vergogna. Grazie per questa testimonianza. Io interloquirei con Ionesso, non so tecnicamente come siamo messi, io sono notoriamente un poco tecnico. Tiziana, facci segni. Ah, ok. Sta per apparire qui, immagino, sul vostro teleschermo. Gli squilli ci sono, già un buon segnale, no? Perché senza squilli nemmeno un silenzio è una cosa brutta. Sono gli squilli, dopo gli squilli verrà la risposta, altrimenti passiamo a Neman. Ok, proviamo a chiamare allora Nimar Lehmari. Nimar Lehmari è un attivista che mi è stato molto di aiuto. Fatemi scegliere i segnali di fumo o balletti per capire con chi sto per interloquire. Con Younes. Ok, siamo tornati a Bomba a Reggio Emilia. Younes, ci senti? Ciao. Ciao, innanzitutto benvenuto e grazie di essere qui. Ci sono facce a te familiari, tra cui me e Andrea Maestri. Ciao. E nulla, io senza grandi cerimoniali, non so se hai sentito il dibattito fino ad adesso, hai seguito un pochettino? Purtroppo no, perché mi collego adesso con voi. Fantastico, lo rivedrai. Mi state sentendo bene almeno? Sì, ti sentiamo benissimo. Perfetto. Allora, cosa vuoi raccontarci? Io ti farei parlare semplicemente a ruota libera. Abbiamo già concordato con te le lodi per cui ti ho pagato sul mio rapporto, adesso ciò che vuoi, vai. Fantastico. No, io oggi principalmente sono, mi posso presentare, ovviamente attivista di Possibile, ma anche uno tra i fondatori del movimento Italiani senza cittadinanza. Quindi sono molto più italiano che marocchino, però oggi vi darò il mio punto di vista riguardo al mio paese d'origine, ovviamente. Io sono cresciuto in Marocco fino all'età di 15 anni e questo mi ha permesso ovviamente di vedere tante cose su tale realtà e poter valutare tantissimi argomenti, tra cui quelli, diciamo, quelli affrontati nella ricerca o nel libro, il libretto appena pubblicato dal Salto e raccolto da David, la mia rockstar preferita. grazie, poi il pagamento per te va benissimo. Dicevo, io sono cresciuto lì e ho vissuto molto, diciamo, dettagliatamente quelle che sono quei diritti che sono stati approfonditi in quella ricerca dettagliatamente, e posso ammettere che ci sono delle difficoltà in certi argomenti, soprattutto riguardo i diritti dell'uomo, cosa, diciamo, che possiamo ammettere con facilità che è molto diffusa in tutti, purtroppo in tutti i paesi dell'Africa, e speriamo di arrivare un giorno in cui non avremo più bisogno di fare cose del genere, in cui la democrazia possa prendere la sua strada liberamente. Questo secondo me è causato più che altro da un problema culturale, perché ci sono certi argomenti e certi diritti che tuttora non sono affrontati perché a livello culturale risultano, diciamo, difficilmente affrontabili, risultano
spesso di argomenti contrari alla religione, quindi definiti portatori magari di maledizioni, addirittura cose del genere, e quindi molto spesso si tende ad avere influenza religiosa sulla politica. Questo è molto, molto diffuso nei paesi di religione islamica. Per quanto riguarda il discorso del regno, eccetera, io non ho mai avuto una diciamo, criticità verso quella che è la struttura di regno o la struttura repubblicana o altre strutture come gli Emirati, per capirci. Ma quello che ho sempre sostenuto è la presenza della democrazia ovunque ci siano strutture variegate di possibilità di partecipazione, eccetera. Il Marocco ha un modello di regno dove ha poteri diciamo, esecutivi, ha poteri dove può agire direttamente su azioni della politica stessa, di conseguenza molto spesso l'ultima parola spetta a lui su gran parte di argomenti. Mentre la politica a volte sembra molto funzionale, soprattutto quando la politica è quella semplice, diciamo quella che conosciamo noi attraverso il governo e le istituzioni, e soprattutto quella partitica, a volte sembra funzionale, quindi trasmette la voce del popolo, eccetera. A volte invece sembra tanto una scena, diciamo, messa lì giusto per accontentare gli spettatori. Posso diciamo, attraversare anche alcuni argomenti, dicevo prima, quelli che toccano ovviamente argomenti religiosi, come il discorso dell'omosessualità, come il discorso diciamo anche del sesso libero, quindi tutti questi argomenti a volte risulta difficile anche affrontarli con persone normali, figuriamoci per farle arrivare e farle diventare, diciamo, leggi. Quindi c'è da lavorare molto, molto, secondo me, su questo fronte per poter trasmettere che la libertà altrui non dipenda dalle idee diffuse, più che altro, perché molto spesso queste sono errate. Per quanto riguarda l'altro punto che volevo affrontare, quello appunto degli ultimi diciamo eventi, quelli che hanno riguardato il RIF, quelli che molto spesso si sentono diciamo negli ultimi anni nelle zone diciamo medio orientali, nordafricane, però il discorso delle rivoluzioni, le primavere arabe, come si suol dire. Sono movimenti che solitamente nascono da persone comuni, da persone con voglia di ribellarsi a quello che è il sistema corrotto in cui vivono molto spesso, però ovviamente vengono utilizzati per altri scopi. Lo sappiamo benissimo dalla tragedia in Libia, da quella tuttora in Egitto purtroppo, perché l'Egitto non è che ha finito i suoi problemi, ma anche esso sta vivendo una difficoltà immensa. Per quanto riguarda il Marocco, anche lì ovviamente ci sono stati tanti movimenti, da quello del 24 febbraio, se non sbaglio, sì. 20 febbraio. E poi c'è stato il movimento del RIF che ha svegliato un'altra situazione, e questo movimento stesso doveva essere una mossa per risvegliare tutto il Marocco, per diciamo lottare contro quelle che sono le istituzioni corrotte, perché lì molto spesso in Marocco si dice che il re non sta facendo male, ma sono i suoi collaboratori a sbagliare. Questa idea è molto diffusa,
e soprattutto tra le persone che sono fedeli a quello che è il regno del Marocco e al re stesso, e quindi cercano di rispondere con questa risposta, diciamo, alle controversie, alle difficoltà che affrontano nella vita. E ultimamente però, grazie a quelli che sono gli strumenti digitali, YouTube eccetera, molti ragazzi giovani come me stanno mandando messaggi diretti al re stesso: guarda che siamo messi male da queste parti, cerca di agire, cerca di fare qualcosa, perché altrimenti vorrebbe dire che sei tu quello corrotto, non gli altri. E molto spesso però questi messaggi, questi richiami hanno avuto delle risposte, e questo può per esempio rappresentarsi nell'ultima azione del re del Marocco, ovvero quella di aver diciamo esonerato quasi 6 o 7 ministri dai loro incarichi, più altri tantissimi funzionari statali, rispondendo a quella che è la rivoluzione del Rifa, quella che è il movimento Hirak, se non sbaglio. E poi ha avuto risposta anche dagli stessi carcerati. Non si sa se veramente hanno detto queste parole, però si dice così attraverso i media marocchini, e anche se anche gli stessi, no? Sono molto molto influenzati da questo punto di vista, perché basta accendere una TV marocchina per vedere che parlano tutto il giorno del re, insomma. Bravo e buono. Ci sono tanti aspetti veramente ancora da affrontare. Ma ci hai dato comunque un bel affresco. Io sapevo lo avresti fatto, perché insomma, abbiamo parlato nei giorni passati, e quindi ha una testimonianza importante. Quindi ti ringraziamo e ti facciamo anche un applauso, direi. Grazie, Ines. Grazie a voi. Ciao. Allora, adesso passerei. Ciao. Passerei alla seconda video call che abbiamo. La seconda video call con Niman si muove, lui è di Tanger, però a volte sta a Casablanca, a volte a Rabat. Niman? Hey. Bonsoir, mon frère. Bonsoir. Ça va? So, Niemann, I'll introduce a little bit. Niemann è stato un uomo prezioso per me, perché mi ha quasi scortato per il Marocco, mi ha fatto da interprete, perché nonostante ne parli qualcuna di lingua, il mio berbero e arabo non sono il massimo ancora, ci sto lavorando. E a Niemann chiederò molto semplicemente quali sono gli ultimi sviluppi più recenti, perché alcuni mi ha ricordato Ahmed, ne succede ogni giorno una. E domenica c'è stata questa tragedia delle 15 donne che volevano solo della farina e sono state schiacciate e hanno perso la vita per questo. Lunedì c'è stato Adil Abdahi, un militante la cui famiglia mi ha ospitato e che ho conosciuto e per cui ho protestato facendone qualche piccola spesa a Casablanca, che è stato scaramentato fuori dall'aula in cui ha un ingiusto processo, perché lui ha semplicemente condiviso un video di denuncia in cui si vedeva un politico locale corrotto da un imprenditore. Lui ha condiviso e c'erano le facce, nomi e cognomi dell'imprenditore, del politico. Secondo voi è stato arrestato l'imprenditore o il politico? È stato arrestato Adil. Lui in aula 2 giorni fa ha semplicemente detto viva la libertà del popolo, questa è stata la frase, e per questo è stato scaraventato fuori. Adesso andrà a sentenza, chissà con quali esiti. Ieri, se voi siete fan come il sottoscritto di Enrico Mentana al TG della 7, avrete sentito di 200 migranti marocchini che scappavano dal regime, sono stati bloccati in Libia, sono stati liberati dall'esercito libico, pensate, e l'esercito libico ha contattato il regime marocchino per dire i vostri cittadini ve li rendiamo, li abbiamo liberati, e non gli hanno risposto, non gli rispondono neanche, tanto che il direttore del centro di accoglienza libico dove sono ha detto alla stampa
io non so che fare, non mi rispondono, non gli interessa, ecco. Questo, ogni giorno ce n'è una. Quindi Niemann forse ci darà qualche ultimo aggiornamento. So Niemann, you can just, I don't know, update us on the latest developments or whatever you want to tell us about the situation there, and thank you so much for the work you've been doing. So, speak. Okay, thank you David for the introduction. I will start by saying that the authorities in Morocco are dealing with the social protests with an improvised violence. People who are linked to the Hirak in some sort are being prosecuted and harassed with unspeakably long prison sentences. Allora, just a moment. Il movimento Hirak della Valle del Rif, in questo momento i militanti vengono perseguitati e le sentenze che gli danno con processi farsa e rapidissimi, perché lì la giustizia, come ricordo nel reportage, se vuole è molto rapida. Ogni giorno che passa le sentenze, tutte sentenze fantoccio, fittizie, vedono la pena aumentata, ogni giorno fanno la pena un po' più lunga. Ok. The protesters are either being prosecuted either while being on custody or well they are just prosecuted will be in a state of freedom and the trials get dragged on purpose. Yeah, go on. The trials are being dragged on for over a year for some. Some groups of detainees received up to 48 years sentence. E qualcuno addirittura comincia ad avere sentenze della durata di 48 anni per aver fatto assolutamente nulla, semplicemente per andare in strada e fare questo segno o per il fatto stesso che ti trovi in strada in quel momento mentre c'è una marcia in Iraq. The justice system might be dragging on the trials whose hearings are repeatedly being postponed in order to gain time for royal grace. Un'altra cosa che fanno è che i giudici, quando vedono che non hanno alcun appiglio, semplicemente allungano i processi, cominciano ad allungarli a dismisura e naturalmente mentre li allungano gli innocenti stanno comunque in carcere, non è che aspettano a casa. But the royal sphere had a totally different vision of this. Instead of recognizing the legitimacy of the cause and the protests behind it, the royal sphere decided that to address this public anger, few scapegoats of government officials were sacrificed for being responsible. Of slowing the development process in the Rif region. This is how the issue was leveled. Questo è quello. The justice system. Yeah, thank you. Il regime come risponde a questa cosa? Quello che ci accennava prima di Nesta, ovvero sia con il contentino di fare un'operazione di maquillage, come a volte fanno cambiando la costituzione. Vi aggiungo questa cosa: in Marocco negli ultimi 20 anni si è cambiata la costituzione attraverso referendum completamente fittizi circa 19 volte, una cosa mostruosa. E un'operazione di maquillage che ci diceva anche Younes e adesso ha messo più a fuoco a Niemann, licenziando dei ministri per provare a tenere a bada le persone, ma niente di più. So it is not about a social protest, it is not about anything else but just slowing the development process in the Rif region and few government officials were swept just because of this to give another identity, another dimension to the Hirak and the social movement in Morocco. Okay, go on. The development and the fair distribution of wealth is not good in other regions in Morocco as well. So for other regions in the south of Morocco, like in Zaghoura, the authorities granted 21 protesters the same treatment as the Rif activists. They were protesting for their right to access to water, to drinking water, which is a basic need in life. Quello che Niemann sta dicendo è che c'è una discriminazione anche interregionale da parte del regime nei confronti di regioni che non sono
completamente asservite o comunque meno asservite al regime stesso, e quello che viene tolto non sono solo sviluppo economico ed investimenti del governo nel settore privato, che poi governa Mohammed VI stesso, perché anche quello lì è fittizio, non esiste il privato, il pubblico appalta al privato semplicemente perché così il pubblico, ovvero sia Mohammed, non paga dalle sue casse e invece incassa delocalizzando servizi di base come la sanità e l'educazione, l'istruzione. E diceva Nieman che regioni appunto dove avverse sono penalizzate, addirittura tra i servizi che vengono razionati o levati del tutto c'è quello dell'acqua potabile per le regioni particolarmente avverse al regime. Yeah, go. So, and it is nearly unthinkable and unbelievable that a country that brands itself as being in a democratic transition sentences protesters for access to water to like 24 months of prison. È incredibile che un regime possa, per quanto dittatoriale, arrivare ad esempi in cui raziona o elimina l'acqua per 24 mesi a determinati prigionieri, ribadiamo, in carcere per aver fatto nulla o per aver fatto un cenno di pace o di vittoria. And as you may have read in some media outlets, in Essaouira a few days ago, nearly 17 women perished in a stampede for a 15 euro worth of flour and oil. They were killed in a stampede in order to get food. E Niemann ricorda la vicenda che abbiamo, di cui abbiamo parlato, di Essaouira, quello che è successo domenica mattina, quando delle donne hanno perso la vita, delle madri hanno perso la vita semplicemente per chiedere per ottenere della farina. The regime is able to detect an increase in the social tension, so now there are not only people who demand freedom, free speech, but also people who demand bread and other basic aspects of life. Il regime, ecco, questo è molto interessante ed è una cosa che provo a mettere a fuoco nel rapporto. Il regime è talmente bravo che riesce a detect, in italiano non mi sovviene, comunque, a cogliere, è fantastico che mi aiuta Ahmed con l'italiano, questa cosa è meravigliosa. A cogliere esattamente qual è il tasso di nervosismo delle persone, anche con un controllo dei media e dei web media, a tal punto che in quel momento, quando si alza un po' la soglia del malcontento, toglie la farina dal mercato, così che la gente non si preoccupa più di protestare magari per la democrazia come nella Valle del Rif, come il movimento Chirac, ma a quel punto si sposta e iniziano a chiedere il pane. Vanno ottengono il pane perché viene dato da un politico fittizio per una fittizia di un partito fittizio, un partito civetta che descrivo nel rapporto, e in quel momento quando arrivano a chiedere il pane perché non chiedono più la democrazia vengono ammazzate. Ecco, questo è come si muove il regime marocchino, che è molto peggio, è molto peggio, è molto peggio di una dittatura sfacciata come quella del mostro Bashar al-Assad. Yes. So if we have people who are getting jail sentences for demanding drinking water, and we have other people who are killing themselves for bread, and we have nearly hundreds and hundreds of political prisoners and activists being harassed, I think all the ingredients for a social turmoil is here. E se abbiamo tutti questi problemi che abbiamo prima descritto, tutte queste iniquità, tutte queste ingiustizie a livelli senza pari, senza uguali, anche nelle modalità di mezzo che vi descrivevo prima, ci sono tutti gli ingredienti, ci sarebbero tutti gli ingredienti per una protesta sociale, per una rivolta sociale. So the social tension is increasing in the country, and the regime is still dealing with the events, with the evolution of the events, with a sense of improvisation, and we have a total lack of vision in dealing with the social issue. E quindi il regime anche qui ribadisce che ha una correlazione, si rapporta molto attentamente e costantemente, anche se con della improvvisazione, aggiungerei per fortuna, con dove
la protesta e quanto la protesta si alza o si abbassa e per indirizzarla e fronteggiarla nella maniera migliore. The evolution of the events will solely will depend greatly on how the media how does the media outlets in general deal with the issue and how do they cover it and report on it. Aggiungo solo una domanda. But the media is controlled by Mohammed as well, so it's going to be difficult, yeah. Sorry, I beg your pardon. But the media is controlled as well by the regime, so it's not going to be. Largely. I can link you to a study. It's very recent. It was presented, I think, 2 or 3 days ago. Okay. It's an investigation done by Reporters Without Borders and the desk. It shows in a visual manner and in an easy manner who owns what in the who owns who and who owns what on the media on the media scene. Yeah, do so. We have send a lot of send it to me. Yeah. Diceva Niemann che l'eventuale esplodere di una rivolta, che anche qui faccio una parentesi, perdonatemi per queste continue aggiunte. Non c'è stata una primavera araba in Marocco per gli stessi motivi di qui sopra, è stata soffocata, gli è stato levato l'ossigeno dai polmoni proprio nelle maniere sinuose, un po' serpentine in cui si muove il regime. E diceva Niemann che l'eventuale riesplodere della protesta del 20 febbraio, di una rivolta nella Valle del Rif o di una rivoluzione, dipenderà dai media. E allora io gli ho chiesto: i media però sappiamo che sono controllati da Mohammed VI, e lui ha detto sì, largamente. C'è un rapporto di Reporters Without Borders di 2 giorni fa che dice che evidenzia questo in maniera plastica. Yes. So I just sent the link to Gilberto. It's the report is called Media Ownership Monitor Morocco. Okay. It's it lists every media and who is it owned by. Even though some media outlets are not directly under the regime's control or under the royal sphere, they report very differently on how the things should be reported, and there are a lot of events that are being overlooked, and by covering just the trials and the hearings, they are shifting the cause and the protesters to nearly just a lawsuit that is taking too long. Sì, qui continua Niemann a parlare semplicemente del tipo di controllo che sui media, direttamente o non direttamente controllati, il regime offre alle persone per tenerle nella bolla di incoscienza e inconsapevolezza di cui parlavo prima. Okay, Niemann, thank you so much. Thank you very much for this. And thank you once again. Where are you now? Are you in Casa, in Tanger? Where are you? I am actually in Rabat, in the capital. Oh, Rabat. Okay, the third one. Okay, thank you for all you did and for all you did with me and for me in Rabat and Casa, and we'll be in touch. I'll see you soon. Thank you so much. Thank you, David. Cheers. You're welcome. Io darei la parola a Tiziana, che... A Tiziana che dà la parola a Gilberto in maniera tale che andiamo a fare le chiamate, così magari intanto introduci chi sono i prossimi due. Io te la ridò a te, così no. Dai, allora, io la do al maestro. Dunque, allora adesso noi passiamo eravamo a Rabat, no? Sì. Non ho capito male, passiamo dall'altra parte del mare, cioè da questa parte del mare, dove parleremo con Reda Benzazza, che è il collegamento Facebook, dico alla regia. Reda è, abbiamo parlato fino adesso del movimento Hirak. Il movimento Hirak è il movimento dei berberi del Rif, di questi, mi viene da dire ragazzi, perché appunto abbiamo parlato di primavera araba e i movimenti della primavera araba erano largamente costituiti, no, da giovani. In realtà il movimento Hirak è un movimento trasversale, un movimento che abbraccia tutta la popolazione del Rif. Ci sono casalinghe, ci sono disoccupati, ci sono agricoltori, ci sono persone che da tanti punti di vista chiedono migliori situazioni, come dire, una situazione migliore, migliori condizioni di vita, migliori condizioni di lavoro. Ma
io direi di lasciarla a Reda la parola. Reda è un ragazzo che segue il movimento fin dall'inizio, cioè da esattamente un anno fa, il 28 ottobre del 2016, quando morì Mohsin Fikri, che è questo pescivendolo che finì triturato dentro un camion della lentezza urbana perché stava tentando di recuperare il pesce che gli era stato confiscato. Certo. Reda! Hola Reda! Hola. Che tal? Tutto bene? Hola, muy bien, muy tu non puedes verme, però non puedes oírme, creo. Te damos la bienvenida aquí a Roma. Bien. Estás bien. En directa. Y te doy, si tú puedes hablar con nosotros, si tú puedes contarnos lo que pasa en Alusima, que es el movimiento Irak. Y bueno, ¿cómo es la situación sobre todo de los presos políticos del movimiento que ahora están encarcelados a Marruecos? De acuerdo. En primer lugar, agradecer la ventana que se nos abre para contar el drama que vive el pueblo del Rif. Sobre todo se hace necesario abrir este tipo de ventanas, dado el silencio asesino de los medios de comunicación afines al poder. La situación que vive el RIF ahora mismo, para poder entenderla, hay que volver a la historia también. Un pueblo que nunca se ha arrodillado, un pueblo que nunca se ha sometido ante un abuso de poder. Ahora mismo se ha creado el Shetak, un movimiento popular, a raíz de un crimen del ciudadano Mohsin Fikri que fue triturado en un camión de basura. Tras este crimen, la ciudadanía, la gente, dijimos basta ya, y hemos dicho que ese crimen cometido fue la gota que colmó el vaso de la paciencia del pueblo rifeño. Son muchos episodios, no podíamos estar callados, y allí esta noche del crimen se inicia este movimiento. Se inicia de manera espontánea, un movimiento pacífico, un movimiento que pone encima de la mesa una serie de reivindicaciones, una serie de reivindicaciones legítimas y justas, sociales, económicas, culturales, y dar fin al decreto que entiende a la región, precisamente la región de Alusima, como una región militarizada desde 1958. Decía que eran muchos episodios. El RIF es una región marginada, abandonada, excluida. Desde la historia hasta la actualidad. Entonces se hacía fundamental este Irak. Este Irak es una madraza, es una gran escuela. Es el carácter de este Irak, que es pacífico, asambleario, y nace de manera espontánea porque de los debates que teníamos en las cafeterías, en las casas, los fuimos sacando a la calle, fuimos saliendo fuera a discutir y hablar de la situación que vivía nuestro pueblo, que no podíamos callarnos más, que no podíamos seguir mirando hacia otro lado mientras asesinaban y mataban a nuestra gente. Como decía, para entender un poco la situación en la que nace el Herak tras este crimen y este asesinato, el Herak nace diciendo no a los partidos políticos, no a los sindicatos, no a las asociaciones, porque siempre en la historia estos partidos han sido marionetas en manos del Estado. Entonces el Herak
poniendo estas demandas encima de la mesa, evidentemente pedía diálogo, un diálogo constructivo, un diálogo sincero, pero no con estos partidos políticos, porque eran una parte de una marioneta, como decía antes, un chiringuito. Nos han acusado desde el Estado, desde el gobierno, de que este movimiento es un movimiento separatista, este movimiento, y lo dijimos siempre, lo hemos dicho desde el primer momento, este movimiento, esta edad, tiene unas demandas encima de la mesa y no hay ninguna demanda política que hable de separatismo. El separatismo se aplica al Mahdén. El Mahdén es separatista, viviendo a la región en dos, en Marruecos, útil, donde hay inversiones, fábricas, y el Marruecos no útil, que somos las rifeñas y los rifeños. El Estado Mahdaní intentó acabar con este Hirat de distintas maneras. La represión, el cerco policial, la situación que vive ahora mismo el RIF, trincheras, furgones policiales, policías en la calle, parapolicías, el ejército de todos los colores, secretos, servicios de inteligencia, las calles están tomadas por esta, llamarlo, no sé, un acoso, un cerco a una población civil que tiene unas demandas legítimas, cercarla de esta manera, con furgones, con lo que decía, policías, para policías. La situación es complicada, la situación que vive nuestro pueblo es complicada. Y para culminar, para intentar acabar con este Hirat, ha procedido a lo que ya conocemos, a las detenciones y secuestros, que decimos secuestros porque tú cuando entras a las 5 de la mañana a la casa de una persona, lo destrozas todo, lo tiras todo al suelo y te llevas a esa persona, y pueden pasar días sin que nadie sepa dónde está esa persona. Eso no es una detención, eso es un secuestro. Se han producido secuestros, se han llevado a gente de sus casas a las 5 de la mañana de manera arbitraria, se los han llevado. Pasado un tiempo, se pone el conocimiento de la familia de que esa persona se encuentra en determinada cárcel o de determinada demandancia policial. Son muchos los secuestrados, son muchos los que ahora mismo se encuentran detenidos, menores de edad, detenidos, menores de edad entre barrotes, que deberían estar en una escuela atendiendo a unas clases entre barrotes. Por decir basta a una política che passa? L'avevo perdito. No. Ah, Reda, mira, una cosa che nos interessa molto è se tu puoi darnos los números de los secuestrados, los números de los encarcelados en este año del movimiento Hirak. Y si tú puedes contarnos quién es Nasser Zefzafi, que es el líder, ¿no? De la protesta, que es el líder que ahora mismo está encarcelado, está en una cárcel, en régimen de, está aislado, ¿no? Efectivamente, los números, siempre que nos piden que demos una cifra exacta, la cifra oficiosa, la cifra que manejan los sindicatos o las organizaciones, que nosotros siempre hemos dicho que bailan del lado del Estado Mahdaní, son 340 personas. Pero vuelvo a insistir, nosotros decimos que hay muchas más, que las cifras superan las 1.000 personas. Superan las 1.000 personas porque hay gente que está en paradero desconocido, que no sabemos dónde está. ¿Esa gente dónde? Esta gente está secuestrada. Esta gente no figura.
en ningún centro penitenciario y en ninguna comisaría. Pero para nosotros esa gente está, es fruto de la política, del secuestro y de las detenciones que ha decidido determinar. El compañero Nasser Tebsafi se encuentra en la cárcel de Ruquesa, de Casablanca. Nasser Tebsafi, desde el momento de su detención a día de hoy, se encuentra en régimen de aislamiento absoluto, vulnerando todos los derechos que tienen las personas. Nasser Tebsafi, desde el momento de la detención, ha sido curado, ha sido... no es que lo digamos aquí, lo hemos dicho delante del juez del Estado marroquí, hemos dicho que Nasser Tebsafi ha habido intentos de violación, han intentado violar a Nasser Tebsafi, le han bajado los pantalones, le han desnudado, le han humillado en la cárcel. Eso no es una cárcel, eso es una cárcel del terror. Pisar eso es una cárcel del terror. Estar aquí dentro, la compañera Silvia Tilani, una cantante, una artista de 22 años, la han desnudado, la han grabado desnuda. Estamos, cuando estamos hablando de estos compañeros, tenemos que ver que estas personas han salido a la plaza a decir que en nuestra región está abandonada, nuestra región no tiene un hospital, porque nosotros hemos sido bombardeados por gases tóxicos y tenemos el índice de cáncer más alto del país. Y estamos pidiendo un centro oncológico. Y Nasser Tebsafi se entera dentro de la prisión que su madre padece esta enfermedad asesina. Nosotros no salimos a... Hemos salido a pedir reivindicaciones de derechos básicos de vida que nos ha privado este Estado magdaní por la estructura mafiosa de los lobbies y que conocemos todos cómo funciona un Estado como el marroquí. El compañero Nasser, vuelvo a insistir, el módulo de aislamiento y cómo lo presentan delante del juez, cómo es presentado Nasser delante del juez, en una jaula, Nasser Tebsafi, en una jaula, porque a Nasser le tienen las palabras de Nasser, la quieren encarcelar también, y ese es el gran error que ha cometido el Estado marroquí, el Estado magdaní. El gran error que ha cometido es que la idea, el jihad es una idea, el jihad no lo puedes detener, no lo puedes, porque con esta actuación lo que ha hecho es solidificar más al jihad, la idea se ha hecho más fuerte. Y estamos convencidos de que esta es la senda, de que este es el camino, de que han detenido a Nasser, han detenido a Silvia, han detenido a mil compañeros y secuestrado a jóvenes, a menores de edad, a artistas, a maestros, a profesores. Han sembrado el terror en la población, pero la idea de la jihad está más viva que nunca, está más viva que nunca. No nos van a parar. Y la historia lo dice, nuestros abuelos han derramado sangre por nuestra tierra. Nuestros abuelos han dado su vida por nuestra tierra. Y nosotros, en este proceso histórico, no vamos a defraudar a nuestros abuelos y a nuestras abuelas. No les vamos a defraudar, porque estamos convencidos de que este es el camino para desnudar a esta élite magdaní rodeada de lobbies y de corrupción. Bueno, Reda, gracias. Yo creo que tu contribución ha sido muy interesante. Todos han escuchado con mucho interés. Nos damos las gracias a ti y a todos los compañeros del Movimiento Ajerak de aquí, de Roma, y esperamos de verte en personas en unas ocasiones aquí en Italia. Será un placer. Para nosotros. Gracias, hermano. Un abrazo. Dios.
e quindi insomma sentivamo le parole di Reda, che parlava spagnolo. Io penso che insomma non ci fosse bisogno di una traduzione, grosso modo no, l'80% di quello che diceva l'avete compreso. Parlava appunto di queste incarcerazioni odiose che sono state commesse nel RIF, soprattutto appunto quella di Nasser Zefzafi, che era il leader della protesta, che è il leader della protesta del movimento Hirak, e di questa cantante, una cantante di 22 anni, Silvia Ziani, che è stata incarcerata, credo, la scorsa primavera, se non erro, e che poi è stata graziata dal re, però ha raccontato di aver subito molestie non solamente verbali in regime di detenzione, è stata costretta a denudarsi. Quindi diciamo, ecco, in realtà le provocazioni che vengono commesse all'interno di queste carceri non sono del tutto, documentate, almeno da questa parte del mare, come dico io. Ci sono violazioni continue. Andiamo con la seconda. Sì, perfetto, andiamo con la seconda. No, infatti prendevo tempo per invece connetterci con l'ultima testimonianza di oggi, che è quella di Ahmed Brahim Tanji, e ci spostiamo invece questa volta di nuovo di qua, perché andiamo nel Sahara occidentale, e precisamente nel Sahara occidentale occupato. Ahmed è un attivista, cioè abbiamo il collegamento. Hola Ahmed. Hola, buenas. Hola, che tal, todo bien? Bien, gracias. Te damos la bienvenida a ti también aquí con nosotros en Roma, que tú conoces porque tú has sido en Roma de persona. Y mira, si tú puedes contarnos cuál es la situación en este momento en los territorios ocupados del Sahara, y también cuál es el trabajo que hacéis con tu equipo mediático, y también la historia de tu película, porque habéis dirigido una película, ¿no? Que se llama... Non mi ricordo come si chiama, tu vas a guardarlo a noi. Sì, io stavo la trovata. Perfetto, perfetto. Se tu vuoi dirnos come è la vita in questo momento in la Yun e nel resto dei territori occupati. Vale, se mi permette, Gilberto, in primo luogo, quiero agradecer a El Salto e a Gilberto, e quiero dare l'appoggio e la solidarietà con il pueblo refugio, il pueblo marocchí che stanno soffrendo. Las atrocidades y las violaciones de los derechos humanos cometidas por el Mahzar marroquí en contra de ellos. Como pueblo saharaui, nos solidarizamos con ellos. En primer lugar, Sahara Occidental es un territorio ocupado ilegalmente por Marruecos. Fue invadido en 1975. Después de la traición del colonialismo español. Desde entonces hubo un genocidio cometido por Marruecos contra el pueblo saharaui, utilizando una guerra armada donde han utilizado napalm, el fósforo, contra un pueblo pacífico. Hoy en día, el pueblo saharaui desde ya 42 años está llevando la lucha en contra de la invasión marroquí, donde estamos reivindicando nuestros derechos fundamentales, encabezados por el derecho de la autodeterminación. Para la gente que no sabe la situación, nosotros somos un pueblo ocupado y estamos en la cuarta comisión de Naciones Unidas para la descolonización, y hay más de 120 más de 120 resoluciones de Naciones Unidas donde hablan del derecho de la autodeterminación de los saharauis, pero debido a los intereses económicos que tienen unos países con Marruecos, sobre todo el Estado español, el francés, tienen intereses económicos con Marruecos, están utilizando el plan de paz para que se lleve adelante el referéndum en el Sahara Occidental. Está claro que hay una visión de las Naciones Unidas
si chiama la missione Nazioni Unite per organizzare un referendum in Sahara Occidentale, la abbreviazione STAR, non so. Come ho detto, nel Sahara occupato hay una resistencia pacífica diaria en todas las ciudades donde estamos reivindicando nuestros derechos. El fin de la ocupación. Este es también el teatro de los recursos naturales, porque hay resoluciones de Naciones Unidas que criminalizan cualquier actividad económica o acuerdo económico mal cuerpo que incluye Sahara Occidental. En diciembre pasado, la Unión Europea, o mejor dicho, el Tribunal de la Unión Europea, ha dictado una sentencia que prohíbe cualquier acto marrueco de si explotar los recursos naturales del Sahara Occidental o un acuerdo donde se incluye el Sahara Occidental. Hay una entidad pacífica en los territorios ocupados saharauis. Salimos a las calles, invitamos cada día, tenemos un Sahara libre, queremos que se aplique el derecho internacional, queremos que se escuche la voz de los saharauis, pero debido a todo esto hay un bloqueo militar, que hay Sahara Occidental. Impuesto por las autoridades de ocupación. Hay muchos militares, policías. Puedes imaginar que de 600 kilómetros, más de 10 controles de policía. El bloqueo informativo consiste en la prohibición de la entrada de periodistas y de observadores y de activistas. Tenemos un caso muy actual, caso que está con nosotros, que es Gilberto Mastropatero, que vive en Sahara Occidental y tuvo que entrar al campo de Gdimizik de una forma muy escondida. Gdimizik, lo explico a la gente que no sabe, Gdimizik es un acto que los saharauis salieron fuera de la ciudad en 2010, salieron más de 30.000 personas, donde hemos reivindicado nuestros derechos socioeconómicos y la autenticación, que fue desmantelado de una forma muy violenta y murió los saharauis, que hoy en día hay presos políticos como resultado de este escapamiento, que están condenados entre 20 años y cadenas perpetuas, 19 presos políticos. Y hace poco vino una delegación de la Unión Europea. Son eurodiputados, vinieron para ver la situación de los derechos humanos en el Sahara Occidental. Marruecos no ha permitido la entrada a los eurodiputados porque está cometiendo violaciones contra las violaciones de los derechos humanos. El pueblo saharaui no quiere testigos, ha expulsado a observadores. Es el caso actual. Y no estamos hablando de muchos casos, porque entre 2016 y 2017 hubo más de 100 expulsiones de políticos, periodistas, observadores. Y nosotros, como organización que es Equipe Media, nuestro trabajo es romper este bloqueo informativo. Hemos creado nuestra organización en 2009. Porque hemos sabido la importancia de los medios de comunicación alternativos, porque no hay nadie que pueda informar de la situación de los territorios ocupados. Hemos tomado papel y muy difícil hacer ese trabajo desde la clandestinidad. Y hay muchas represalias porque trabajamos escondidos para fotografiar o documentar las de los derechos humanos, intervenciones de las policías contra los protestantes saharauis, testimonios con las víctimas. Mira, Ahmed, mira, tenemos unos problemas técnicos. Tu voz va, se viene, ¿sabes? Así que intentamos llamarte otra vez. ¿Está bien? Vale. Te llamamos ahora mismo para...
para finalizar tu intervención. Sí. Vale. ¿Me oyes ahora? Sí, te oímos. ¿De dónde, cuando crees, si puede concluir? Ah, vale. Como he dicho que nosotros hemos tomado el papel para informar sobre la situación en el Sáhara Occidental ocupado, porque como no hay agencias de prensa en el Sáhara, los periodistas no pueden acceder y al mismo tiempo hay violaciones de derechos humanos contra la población saharaui. El trabajo lo hacemos de una forma clandestina. Trabajamos escondidos, hacemos todo el trabajo sin que lo sepan las autoridades de ocupación. Tenemos francotiradores, pero cuando hablamos de francotiradores no hablamos de francotiradores Kalashnikov o con armas, sino francotiradores que están armados con cámaras, porque están mostrando la realidad, están mostrando la crueldad de la ocupación, están mostrando la arrogancia de la policía que ejerce contra la población saharaui de una forma diaria. Ese trabajo es muy arriesgado, porque hemos sufrido detenciones, torturas, malos tratos, detenciones. Hoy en día hay 4 periodistas que están detenidos. Hay uno que está, Mohamed Lombard, está condenado a 6 años. Y Salah Rufsir está condenado a 4 años. Y el Bashir Hadda a 20 años. Y Abdullah Al-Fawdi a cadena perpetua. El único delito que han cometido es hacer visible la situación grave de los derechos humanos en Sáhara Occidental, adaptar la voz del pueblo saharaui que está pidiendo la autodeterminación. Y otra fase de nuestro trabajo es desmentir la propaganda marroquí, porque Marruecos está diciendo que los saharauis están viviendo bien, que les garantizan los derechos humanos, que les garantizan todos los derechos fundamentales, derechos sociales, económicos y culturales. Es mentira, porque hoy en día el mismo ejemplo lo están viendo los compañeros en el RIF, que cuando empezó el Harak en el RIF, Marruecos empezó difamar al RIF, dijo que el RIF está financiado por agentes policiales, pero el RIF está financiado la rabia que está viviendo bajo las condiciones. ¿Me oís? Sí, te oímos, pero tenemos todavía un poquito de problemas técnicos. Pero bueno, Ahmed, hemos entendido prácticamente todo lo que tú has dicho y ha sido muy interesante. Nosotros te vamos a invitar aquí, te damos la gracia primero de todo para haber sido aquí junto con nosotros y te vamos a invitar en persona en una otra ocasión, en una otra charla que vamos a hacer aquí. Está bien. Pronto. Gracias a ti, amigo. Un abrazo fuerte. Si me permite. Sí, claro. ¿Te puedo decir unas palabras? Sí. Que el pueblo saharaui, que está bajo de la ocupación marroquí, tiene problema con el Estado marroquí. El pueblo marroquí o el pueblo refinio son pueblos hermanos. Y nosotros somos víctimas del máster marroquí. Por eso hay que poner mano en mano en contra del máster marroquí. Porque el pueblo saharaui que está bajo la ocupación está sufriendo por parte del máster. El pueblo marroquí también. Por eso hay que unir fuerzas para acabar el Mahzen. Perfecto, Ahmed. Gracias de verdad. Y quindi
ci diceva Ahmed. Ahmed è un attivista appunto del Sahara occidentale occupato, un media attivista, ci ha parlato di quella che è l'esperienza di Equipo Mediatico, di come questi ragazzi tentano di rompere il blocco mediatico che c'è appunto nel Sahara occidentale, diffondendo tramite rete, tramite social network, le immagini delle violazioni dei diritti umani che sono continue nel Sahara occidentale. Sahara occidentale dove, ricordo, c'è una missione delle Nazioni Unite che si chiama MINURSO, ci sono i caschi blu, eppure è una delle pochissime missioni ONU al mondo che non ha, no, non può vigilare sui diritti umani, sulla violazione dei diritti umani, per cui quando questo avviene, quando le violazioni avvengono, molto semplicemente i caschi blu si voltano dall'altra parte. Io credo che, insomma, di carne al fuoco ce n'è tantissima, ti ripasso la parola a Tiziana e concludiamo. Funziona, sì. Avrete notato che è arrivato Andrea Maestri, chiamo pure Rita Cantalino, improvvisamente la nostra formazione si rifà tutta italiana, più o meno, da come arrivo io, insomma, più o meno. Perché il punto è che noi ci siamo detti, noi facciamo il nostro è sicuramente raccontare, no? Abbiamo prodotto qualcosa che verrà diffuso a titolo gratuito proprio per fare in modo che il maggior numero di persone possibile possa leggerlo, e quindi il salto farà questo, loro l'hanno scritto, noi lo diffondiamo, però poi basta. E quindi ci siamo detti, la cosiddetta politica, la cosiddetta società civile cosa possono fare? Andrea Maestri e Rita, che è dello Sparwasser, che è un circolo ARCI, che fa parte di un circuito, pensando a cosa possiamo fare, abbiamo detto bene, ne abbiamo parlato oggi noi qui, però forse sarebbe il caso di parlarne anche altrove. E quindi io passo la parola a Rita per dirci perché Sparwasser se l'è accollata, come si dice a Roma, e poi ad Andrea per le conclusioni. Ok, rapidissimamente, veramente vi rubrò pochissimi. Sì, ci dice. Intanto, vabbè, grazie a tutti per essere qui, grazie al Salto, grazie a chi ha curato l'ebook, grazie agli ospiti, grazie a chi è venuto a raccontarci la sua storia. Noi siamo un circolo ARCI piccolo, però ci teniamo tanto al posto che siamo, a quello che si produce qua dentro, perché quando 2 anni fa, perché stasera tra l'altro ricorre il secondo compleanno di Sparwasser, infatti vi invitiamo a restare per brindare con noi, quando 2 anni fa abbiamo deciso di iniziare questa esperienza, ci siamo detti che ci sarebbe piaciuto tanto provare a mettere in piedi un modello di circolo ARCI particolare, ad aprire un posto nel quale potessimo fare iniziativa politica e culturale quotidiana, e più o meno ci stiamo riuscendo. Ci piaceva questa idea perché avevamo la necessità, tutti, perché eravamo un po' esuli di varie storie politiche, di creare un luogo che fosse soltanto nostro, rispetto al quale non dovessimo rispondere a nessuno, per poter fare quello che ci pareva, cioè per poter costruire tutto quello che volevamo, per poter parlare di tutto quello che volevamo. Ci stiamo riuscendo, nel nostro piccolo, chiaramente nel nostro piccolissimo, ma lo stiamo facendo. Questa è una delle iniziative del tipo, cioè del genere, che vogliamo mettere in campo. È così importante per noi, non soltanto per l'iniziativa in sé, e già questo sarebbe tutto il valore, ma perché si inserisce all'interno di un percorso per cui qua dentro chiunque ha delle cose da dire può venire e può dirle. E questo per noi è prerequisito fondamentale. Ora, a cosa serve questa cosa? Intanto noi siamo felici di averla ospitata, perché banalmente, cioè, io che ho curato la relazione col Salto rispetto alla costruzione di questa iniziativa, non immaginavo che sarebbe stata così toccante. Cioè, io sono veramente colpita da quello che si è detto stasera qui dentro, da tante cose che io non sapevo, rispetto alle quali magari ho ancora l'esigenza di documentarmi e studiare. Ed è importante che questa cosa non succeda soltanto qua dentro. Noi siamo piccoli, è vero, però abbiamo una rete di relazioni molto ampia in tutto il paese, e invitiamo in questo momento, ma lo faremo poi nelle sedi opportune, tutti i circoli con cui siamo in relazione, tutti i gruppi di persone, tutti i compagni che abbiamo in giro per l'Italia, ad aprire il medesimo dibattito. Questo non soltanto perché in realtà questa cosa fa bene al Marocco, fa bene che di questa storia si parli. Secondo me questa cosa fa bene pure a questo paese. Il fatto che si racconti così bene e in maniera così vera cosa succede in giro per il mondo ci aiuta in una maniera veramente
enorme rispetto anche agli eventi di odio, di violenza e di razzismo che viviamo in questo paese. Quindi è bene che esistano iniziative come queste. È bene che ognuno faccia la propria parte perché raddoppino, triplichino, perché siano veramente il più diffuse possibile. Per cui io come Sparbuster... Per cui io come Sparbuster prendo un impegno a nome del mio circolo perché questo accada altrove. Però contemporaneamente faccio una richiesta perché questo impegno poi diventi collettivo, cioè perché tutte le persone che stanno qua dentro e tutte le persone che ci stanno seguendo sentano su di sé la necessità di fare la stessa cosa. Poi basta perché... Si è fermato, si è spento perché siamo tutti qua. E quindi diciamo il tono rivoluzionario di questa iniziativa, che noi ci siamo messi in ascolto, e concludiamo noi, in genere facciamo il contrario, no? Parliamo noi e poi diciamo a qualcun altro di concludere. E quindi che conclude Andrea Maestri. Grazie. C'è una tecnica, ho visto. Sì. Così, ok. Grazie Tiziana, grazie David, grazie a tutti voi. Intanto grazie anche per aver ospitato un'iniziativa come questa in questo scrigno. Io sono già socio Arci per altri motivi, perché faccio parte di un'associazione di volontariato che tutela le donne vittime di violenza, si chiama Di Tutti i Colori, a Ravenna, nella mia città. E ho conosciuto tante realtà Arci, e questa di Roma che non conoscevo, e di questo luogo così particolare, anche così bello, lasciatemi dire, mi ha colpito, e quindi ne porterò il ricordo, parlerò di voi anche fuori di qui. E spero che, come dire, l'incontro di questa sera porti utili e felici contaminazioni al di fuori di noi. Mi piacerebbe, per esempio, siccome io sono sì un deputato pro tempore della Repubblica, ma in realtà nella vita faccio l'avvocato impegnato sul tema dei diritti umani e del diritto dell'immigrazione, quindi i temi che avete affrontato questa sera mi interessano particolarmente. Vorrei che, come dire, del lavoro che c'è dietro, del lavoro che è stato fatto stasera stessa e del lavoro che ci sarà davanti a noi, a ognuno di noi, anche a chi era dall'altra parte del palco ad ascoltare, rimanga traccia e si possa creare materiale utile per risolvere anche problemi molto concreti. Vi dirò cosa sto pensando, perché ho la brutta abitudine, brutto bene, insomma, secondo i punti di vista, di essere molto pragmatico e molto operativo. Non mi piace partecipare a cose che non mi lasciano un impegno concreto per fare qualcosa, sono uno molto operativo da questo punto di vista. E poi quando si parla di diritti umani, ovviamente c'è la passione, c'è l'incazzatura, c'è tutto questo, quindi lo vivo con molta intensità. Intanto grazie a David per il report, perché è un rapporto prezioso, un documento che io ho letto avidamente in pochissimo tempo, prendendo anche degli appunti, e quindi credo che sia un materiale prezioso per tutti. Grazie a tutti quelli che sono intervenuti, perché hanno portato delle riflessioni ulteriori rispetto ai temi che venivano affrontati. Io per esempio conoscevo già abbastanza bene la questione del popolo Saharawi, perché Ravenna fin dal 2003, la mia città in particolare, ha messo in piedi un rapporto di cooperazione decentrata di genere, in particolare si lavora con le donne, tra le donne Saharawi, ed è una realtà che Ravenna, la mia comunità, conosce molto bene. E poi mi occupo molto di rifugiati, di richiedenti asilo, di richiedenti la protezione internazionale, quindi mi ha molto interessato il tema che affrontava prima David, del refoulement, del respingimento che viene fatto da un paese come la Libia nei confronti del paese di origine di alcuni richiedenti asilo, che è appunto il Marocco. E non prendo questo esempio a caso, lo prendo perché voglio parlare di noi, vorrei parlare dell'Italia e vorrei misurare, insomma, anche l'impronta dello zampino italiano che c'è in tutto quello di cui stiamo parlando, perché c'è l'impronta italiana, ci sono responsabilità europee in tutto quello che avviene in quel paese. Per esempio il fatto che alcuni perseguitati di origine marocchina debbano passare attraverso la Libia per venire da noi, per raggiungere l'Europa e non fare un altro tragitto. Questo racconta molto di quel paese, racconta di un muro vero e di un muro giuridico, politico, che c'è
fra il Marocco e la Spagna, per esempio, e il resto dell'Europa. E racconta anche il fatto che la dottrina Minniti, dottrina tutta italiana in materia di immigrazione, anche rispetto ai cittadini del Marocco, sta producendo cose odiose, cose inaccettabili dal punto di vista della violazione dei diritti umani. L'Italia si macchia indirettamente dei crimini che per conto nostro e finanziati da noi la Libia sta ponendo in essere. Come sapete, la Convenzione di Ginevra del 1951 sulla tutela dei rifugiati non è stata ratificata dalla Libia, quindi noi aiutiamo attraverso la Guardia Costiera Libica, aiutiamo la Libia a riportare indietro i migranti e i richiedenti asilo che scappano dall'Africa subsahariana in particolare, ma anche dal Marocco. Li respingiamo verso un paese che non ha ratificato la Convenzione di Ginevra e che quindi non garantisce minimamente gli standard internazionali in materia di tutela dei diritti umani. E poi accade, e questo ci deve far riflettere molto, accade che un paese come la Libia respinga queste persone verso paesi come il Marocco, che in realtà hanno ratificato la Convenzione di Ginevra del 51 sulla protezione dei rifugiati, e però la applicano in maniera del tutto ridicola, come è ridicola la presenza dell'ONU nel Sahrawi e tutto il resto. Insomma, siamo veramente a un simulacro di tutela dei diritti umani, quindi c'è tantissimo da fare. E io trovo che il lavoro culturale di approfondimento, di inchiesta sociale che fa David, che fa Tiziana, che fa ognuno di voi, che fa ognuno di noi nei luoghi di lavoro, nei luoghi di elaborazione del pensiero, nei luoghi di comunità come questo, sia altrettanto prezioso quanto quello che può fare un politico pro tempore come me. Io, come dire, in questa frazione di vita in cui mi trovo ad essere alla Camera dei Deputati, cerco di affrontare a viso aperto Minniti. Sono uno dei pochi, insomma, che lo affronta direttamente, credo usando anche le parole che vanno usate nei confronti di una persona che viene vista come colui che ha limitato i flussi migratori al nostro paese, una sorta di eroe moderno, e che in realtà ha le sembianze di Minosse. Avete presente il personaggio di Minosse che raccoglie le anime che escono dal limbo e poi le distribuisce con questi giri di coda mostruosi a seconda dei peccati che hanno, li assegna ad un girone piuttosto che all'altro. Minniti allo stesso modo, insomma, è una sorta di custode dell'inferno che decide dove devono andare le anime, e non lo fa con la coda, lo fa con i decreti, con le leggi. Non è da solo, adesso io parlo della dottrina Minniti anche per una necessità di semplificazione comunicativa. Dietro la dottrina Minniti ovviamente c'è un governo che è il continuum del cosiddetto centro-sinistra, che in realtà è centro-destra ormai, insomma, da Letta a Renzi a Gentiloni, senza soluzione di continuità. E quindi, insomma, oltre alla critica politica, alla condanna di quello che accade, che accade in palese, flagrante violazione dei diritti umani, credo che sia molto molto importante il lavoro culturale che si fa in luoghi come questo, che fa Dalli, che fa Tiziana, che fanno tutti gli attivisti in materia di diritti umani. Io, come dire, non posso fare altro che mettermi a disposizione di questo processo. Una delle cose molto concrete che mi viene da dire è che le cose che sono state dette stasera, non solo il report di David, ma i contributi, gli interventi che sono stati trasmessi, eccetera, potrebbero essere raccolti in un CD, non so, in qualche supporto, perché possono essere molto utili. Vi dico dove, per esempio, possono essere molto utili per convincere le commissioni territoriali sulla protezione dei rifugiati a riconoscere una qualche forma di tutela, se è sull'asilo politico, la protezione sussidiaria, la protezione umanitaria, alle persone che fuggono dal Marocco. Perché il Marocco, guardate, è considerato un paese fondamentalmente sicuro, quindi è assai difficile che un cittadino di origine marocchina, se non dimostra per esempio di venire dal Sahrawi o essere coinvolto nelle problematiche di cui abbiamo stasera del RIF, eccetera, è difficile che un cittadino marocchino si veda riconosciuto il diritto di asilo. Eppure i problemi sono tanti. Mi viene in mente la storia di Betty che tu hai raccontato, del kiss-in, del sit-in con i baci e gli abbracci, la manifestazione pubblica d'affetto che è vietata in quel paese come in tanti altri paesi.
E quindi c'è tanta materia per la tutela dei diritti umani. Allora, materiale, produrre materiale anche audiovisivo da poter far vedere ai commissari che sono tecnici, che devono decidere se accordare una protezione oppure no, e far vedere anche in sede di impugnazione a un giudice, perché si convinca che in quel paese in realtà al di là della facciata ci sono serissimi problemi di tutela effettiva dei diritti umani, è una cosa utile ed è, come dire, una proposta che vi faccio e un impegno concreto che possiamo prendere perché rimanga traccia materiale, mi viene da dire, non solo ideale, di quello che si è detto e fatto stasera. E concludo con un saluto. C'è un adagio che io spesso ripeto, che è quello, è un adagio che viene dal Congo, dall'Africa, quindi, che dice che le orme delle persone che camminano insieme non si cancellano mai. Quindi se da stasera, rispetto a questo tema e ad altri che ci coinvolgono molto da vicino, camminiamo insieme, facciamo ognuno la nostra parte, ovviamente, nel nostro piccolo, nel nostro grande, quello che facciamo lascia traccia e produce qualcosa di buono comunque, a prescindere dalla risonanza più o meno grande che quello che facciamo avrà, perché magari aiuteremo qualcuno a risolvere un problema molto concreto, molto quotidiano, molto piccolo, e magari invece da una denuncia come quella di stasera può partire anche un processo politico, si possono contaminare altre forze politiche e solleticare sensibilità che in questo momento sono sopite. Quindi grazie, grazie, e vi rinnovo la mia amicizia e la mia stima. Grazie a tutti, grazie davvero. Mille.